A tutti voi buonasera, bentrovati all'edizione serale in diretta del nostro telegiornale. In apertura allo sport con l'Udinese che oggi alla Dacia Arena ha subito la terza sconfitta consecutiva in questa settimana per mano della Fiorentina, ma soprattutto nel secondo tempo i bianconeri hanno convinto a decidere un rigore dubbio. Rivediamo tutto nel servizio di Alessandro Sursa. La partita dell'Udinese sarà ovviamente al centro della prima serata di Udinese TV con una nuova puntata di l'altra domenica a partire dalle 21. Ora passiamo alle altre notizie di giornata e torniamo sulle manifestazioni No Green Pass di ieri, manifestazione affollata, l'abbiamo visto a Trieste, lo è stata molto anche quella di Roma, ha fatto discutere in particolare l'intervento della vicequestore che è salita sul palco per esprimere la propria contrarietà al No Green Pass. La vicequestore di Roma, Nunzia Alessandra Schilirò, è goriziana e nei suoi confronti sarà avviato un procedimento disciplinare. Facciamo il punto sull'andamento dei contagi, a cominciare dalla nostra notizia. Andiamo a vedere anche l'andamento a livello nazionale. Parliamo ora di terza dose. Non sono previsti rinvii per gli operatori sanitari, è quanto ha dichiarato Silvio Brusaferro, portavoce del CTS e presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel costante perseguimento di un'ottica di massima precauzione, la somministrazione di un'ulteriore dose di vaccino viene indicata progressivamente per gli ultra ottantenni, i residenti nell'RSA, le persone ultra fragili e gli operatori sanitari a partire da quelli più a rischio. Queste le parole nella nota di Brusaferro. Altra nota che è arrivata in giornata dall'Ordine dei Medici, dal Presidente dell'Ordine dei Medici Filippo Anelli, che dice: i sanitari a rischio per noi sono tutti e tutti devono avere la terza dose. Andiamo a vedere come sta andando in Germania, dove si sta decidendo. Torniamo in regione, apriamo la pagina della cronaca con tanti interventi oggi in montagna, tre cadute, ferite, vari inconvenienti, sono stati ben cinque le richieste di aiuto al soccorso alpino nel pomeriggio sulle montagne della nostra regione. Vediamo. Tre persone sono rimaste ferite stamattina in un incidente stradale sull'autostrada A4 nel tratto Villesse-Palmanova all'altezza di Campolungo-Tapogliano. Un furgoncino Ford Transit condotto da un giovane triestino è finito fuori strada dopo essersi schiantato contro una Fiat Fremont su cui viaggiava una coppia residente in provincia di Gorizia. Sul posto il SORES ha inviato l'elicottero, un'ambulanza, l'automedica, è intervenuta anche la polizia stradale di Palmanova. Non si è resa necessaria la chiusura dell'autostrada, anche se si sono creati disagi e rallentamenti. Parliamo ora della città di Udine, perché è polemica sulle nuove telecamere che... Ci spostiamo ora a Gorizia, dove ha avuto un successo al di là di ogni previsione Gusti Off, la kermesse enogastronomica che nonostante l'obbligo del Green Pass e le norme di sicurezza ha superato i 100.000 ingressi. Tanti gli stand che hanno addirittura finito in anticipo le scorte di cibo, consistenti le file per accedere. Vediamo. Si fa la coda a Gorizia, si va invece di corsa a Lignano. Andiamo a vedere alcune immagini. Ed ora ci fermiamo qui, riassumendovi il palinsesto della prima serata di Udinese TV in Udinese, ma anche ovviamente l'intera giornata di Serie A. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buona serata.